aspetto mille scuse, come sempre da te. Sei un fiume di parole, dove neghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show cosa c'entra con noi? Trovo l'unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Comunque noi anche stasera abbiamo organizzato per voi una serata veramente eccezionale, piena di notizie e filmati fantastici, drammatici e in parte inguardabili. Per cui se avete bambini ancora svegli, mandateli subito a dormire. Ci saranno ospiti! E che ospiti! I migliori, più competenti, più agguerriti! Uomini e donne ai quali non si può mettere il bavaglio, sebbene molti ci abbiano provato. Per tutto questo e per molto altro ancora stasera, non cambiate canale. Non potete, non dovete e soprattutto non vi conviene. Adesso pochi secondi di pubblicità, pochi, pochissimi secondi, quasi non ci se ne accorge. Restate così, fermi, non fate niente. Non pensate a niente e soprattutto non cambiate il canale! Panettine Romagnati. Chiama il 1288. Ehi, via SMS. Kinder Gran Sorpresa. Da oggi, quando fai il 12? Scegli Vodafone People. Mulino bianco. Alla nocciola e al cacao. Buono. E la mazza d'ecca. E fino curioso. Oxilitolo come Vividen Silic. Enjoy the freshness. Ma lei chi è? Molto piacere, sono il conduttore della trasmissione. E lei chi è? No, io sono il conduttore della trasmissione. Lei forse è il conduttore di un'altra trasmissione. No, guardi, non credo proprio. Se vuole le faccio vedere anche il contratto. Cioè, lei vuole farmi credere che ci sono due conduttori? E perché no? Perché no? Scusi, ma lei da dove viene? Da quale era geologica? Su quale pianeta abita? Le cose cambiano, caro mio. E quindi siccome le cose cambiano, adesso dovremo condurre la trasmissione in due. Ancora qualche secondo di pubblicità e siamo di nuovo da voi. E questa chi è? Ma sarà un altro conduttore? E certo. Ma com'è possibile? Ma stai tranquillo, questa parla poco, pure giusto la pubblicità. Stai calmo, questa non parla proprio. E adesso il video veramente pazzesco. Ma io devo presentare i miei ospiti. Dopo? Come dopo? Ti ho detto dopo! E ora vi presentiamo un piccolo dramma.
permette, parlo io. Certo, certo, prego, parli pure, ascolto. Come stavo dicendo prima che la signora qui mi interrompesse... No, scusi, guardi, io non l'ho interrotta, è solo che se lei dice delle falsità io devo subito rettificare. Ma, mia cara signora, io non dico delle falsità e se solo mi lasciasse proseguire il ragionamento forse anche lei potrebbe rendersi conto che le cose che dico sono incontestabili. No, scusi, guardi un attimo, ma non posso credere che lei possa impedirmi di contestarla. Ho detto questo? Ho detto questo? Ho detto molto semplicemente che ho il diritto di esprimere le mie opinioni. No, lei ha detto che le cose che dice sono incontestabili. Ma io parlo di fatti. Fatti? Opinioni? No, è no, diverso, no, no, la fermo qui, lei la vuol buttare in cacciara, l'ho capita, sa. D'altronde sa fare solo quello. Ma scusi, e lei dice questo a me? Proprio lei? Proprio io, proprio io. E perché? Ma se un'ora che parla e non ha ancora detto nulla. Ma se non mi lascia parlare. E allora avanti, prego, parli pure, l'ascolto. Certo che è difficile costruire un ragionamento se si viene continuamente interrotti. D'altra parte non mi sembrano questi i modi per un civile confronto democratico. Quindi lei sta insinuando che io non sarei né civile e né democratica? Beh, diciamo che il suo comportamento lascia molto a desiderare. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Stato Interessante. Stasera parleremo del ruolo dell'informazione in questo paese di grandissimi picchi. Suo papà l'ha abbandonata che aveva 3 anni per sposarsi con un transessuale. Qualcuno vuole dire la sua? Che situazione, eh? I contagi si alzano di nuovo. No, non se ne può più. È un anno ormai. 2. Come dice? No, voleva dire che ormai sono 2 anni. No, 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 è passato un anno dall'inizio del virus. Guardi, si fidi, ho una memoria di ferro. E poi sono ben informata sull'argomento. Che poi? Chissà come è venuto fuori questo virus. Chissà cosa hanno combinato quei giapponesi. Ma che c'entrano i giapponesi? Il virus non viene mica dal Giappone. No, guardi, lei è malinformata. Il virus si è sviluppato a Tokyo. E poi si è diffuso in tutto il mondo. Per non parlare dei vaccini. Ora ce ne vogliono far fare addirittura 2. No, assurdo. Guardi, adesso le dosi veramente sono 3. Ma no, no, affatto. Le dosi di vaccino sono 2. Si fidi, ho una memoria da elefante. Le spiego. Il problema è che non danno le informazioni in modo chiaro e adeguato. Prenda le quarantene. Pensi, c'è gente che è convinta di dover stare in casa 7 giorni. Ma è così che funziona. La quarantena dura 7 giorni. Ma no, ma... Ma lei dovrebbe leggere altri giornali, sa, la quarantena dura 3 giorni, si fidi, ho una memoria di ferro. No, signora, lei è mal informata, la quarantena dura 7 giorni e alla fine bisogna farsi un tampone. Un tampone, ma lei è proprio divertente, sa, ma alla fine della quarantena non è assolutamente necessario un tampone, si fidi, la mia memoria è... No, signora, per favore, basta, basta sciocchezze, ne ha detta una dietro l'altra. La interrompo, ok? La pandemia è iniziata 2 anni fa in Cina, non a Tokyo, non in Giappone, in Cina, a Wuhan, ok? La quarantena dura 7 giorni, 7, ok? Alla fine bisogna farsi un tampone e le dosi di vaccino, quelle sono 3, non 2, 3, ok? Guardi, la sua mancanza di informazione non è qualcosa di cui vergognarsi, si fidi di me. Io sono ben informata sull'argomento. Le spiego. Mio marito è positivo, quindi... Suo marito è positivo? Sì, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ha fatto i suoi
3 giorni di quarantena e ora, oltre a una lieve tosse, sta benissimo. Ma guardi che è un sintomo, vuol dire che ce l'ha ancora, ma almeno l'ha fatto un tampone. Ma allora lei non ascolta proprio, le ho detto che alla fine della quarantena non è necessario un tampone, ha fatto i suoi 3 giorni e via. Ma lei non può, ma lei l'ha fatto un tampone? Io? E che c'entro io, mi scusi? Mio marito è risultato positivo martedì e da quel giorno siamo stati lontani, dunque... Ma potrebbe averlo preso da prima e averlo scoperto solamente martedì, potrebbe averlo attaccato anche a lei. Guardi, la sua confusione inizia proprio a darmi sui nervi. Mio marito ha fatto il tampone martedì, dunque non poteva essere positivo prima del tampone. È semplice. Ma cosa dici? Dico che siamo stati lontani 3 giorni e ieri finalmente ci siamo rivisti, ci siamo abbracciati, ci siamo baciati, come se non ci vedessimo da mesi! È stato bellissimo, sa? Canta! Canta! Cosa ci canterà? Canta! Canta! Qual è la tua canzone? Cantano tutti, vivo a paura, l'Italia fa tutti i frutti, non preoccuparti. Cantano tutti, cantano tutti, vivo a paura, l'Italia fa tutti i frutti, hanno il microfono, cantano tutti, siamo tanti frutti, cantano tutti, vivo a paura, l'Italia fa tutti i frutti, non preoccuparti, cantano tutti, cantano tutti, vivo a paura, l'Italia fa tutti i frutti, non preoccuparti. Ti accomodi? Buongiorno, dottore. Buongiorno. Mi dica. E sono venuta perché circa un mese fa ho fatto le analisi del sangue. Ah, E risulta che ho le transaminasi altissime. Ah, ok. Lasci. No. Lasci, dai. No. Lasci. No. Lasci. No. Sì, effettivamente sono molto alte. Beh, si accomodi pure sul lettino che procediamo con un'ecografia all'addome. Un'ecografia all'addome? Sì. E userà quel gel orribile? Beh sì, senza quello come faccio a farle l'ecografia? Ma lo sa vero che non è naturale e quindi velenoso? Oh. E per di più certe radiazioni sono dannose per l'organismo. No, l'ecografia non si fa con le radiazioni, ma con le onde sonore. Ma lo sanno tutti che è pericolosa. No, ascolti, sono 30 anni che faccio questo lavoro e nessuno ha mai avuto problemi con il gel dell'ecografia o con gli ultrasuoni. Non so neanche dove lei possa aver sentito una cosa del genere. L'ho letto in internet. Internet. E poi vedi, l'ha detto anche lei. Cosa? Gli ultrasuoni. Sì. Che cosa sono? Nuove sperimentazioni? E proprio su di me le dovete sperimentare? Ma cosa dice? Ascolti, il web è pieno di notizie false e tendenziose. Si fidi di me, mi lasci spiegare. E lei che cosa ne sa? Intanto se la può rassicurare, io ho una laurea in medicina. Lei ha una laurea in medicina? Beh, allora mi dimostri che è effettivamente così e che quello che ho detto io è falso. E mi dimostri anche che lei ha una laurea in medicina. Beh, intanto, come può vedere, lì c'è la mia laurea, vede? C'è scritto anche il mio nome sopra. Beh, ma non è che perché lei ha una laurea allora sa tutto. C'è gente che ha una laurea e dice cose diverse da lei. Sì, e chi? Mi faccio dei nomi. Beh, la dottoressa Casucci, ad esempio. Oh, è un medico, specializzata in cosa? Ha una laurea. Una laurea. In matematica, mi pare. Vabbè, comunque è molto preparata. Ha scritto tantissimi libri ed è stata anche all'estero. Lei invece non mi sembra che abbia scritto libri o che la conoscano all'estero. Oh, veramente? Io ho appena pubblicato un manuale di ecografia avanzata in emergenza addominale, in inglese. Bravo! Si direbbe proprio. Ma poi, ma scusi, ma si è visto in faccia? Come si fa a prendere sul serio uno con una faccia così? Cosa c'entra la mia faccia adesso, scusi? C'entra, certo che c'entra, perché bisogna avere una faccia credibile per essere creduti, come la dottoressa Casucci. E mi scusi, ma lei proprio non ce l'ha. Ma lei vuole che la visiti oppure no? No, non mi fido. Mi sa che ho cambiato idea. Come? E poi chissà che mi succede con il gel e le radiazioni e gli ultrasuoni. No, meglio se aspetto e vedo un po' come va. Aspetta. E poi decido, non mi fido. Vivo a paura, l'Italia fa tutti i frutti, non preoccuparti, cantano tutti, cantano tutti. Vivo a paura, l'Italia fa tutti i frutti, non preoccuparti, cantano tutti, cantano tutti. Vivo a paura, l'Italia fa tutti i frutti, hanno il microfono, cantano tutti, siamo tanti frutti, cantano tutti. Vivo
tutti, cantano tutti, Vigo a Palura d'Italia fa tutti i frutti. Buonasera, sono Fernando Caglia e sono qui oggi a propormi come vostro rappresentante al comune. Non starò qui oggi a filosofeggiare, a latineggiare, a sproloquiare su idee e concetti vani. Io sono qui oggi a proporre dati e fatti concreti. Questione Covid, l'Istat pubblica un'infografica sull'andamento del coronavirus 19 disease, o in parole povere, malattia acuta respiratoria da SARS-CoV-2 o malattia respiratoria da coronavirus 2019. Quindi 57,9558% per 98 casi singoli, togliendo... Oh, ma che dici? Oh, ma sta zitto, ma sono numeri, sono dati, non vedi? Ascolta. Però, grazie ai vaccini, la curva si è abbassata. E quindi questo accordo di legislatura permetterà l'istituzione di una circoscrizione elettorale tramite il Comecon, che fa riferimento alla Euratom, ma senza passare per la CIE. E l'immobilismo del 70% verrà abrogato tramite 1. Indipendentismo, interclassismo e daltonismo. 2. Dittatura, clausura e infarinatura. 3. Aggiungere il prezzemolo per dare quel tocco in più. Oh, ma non ci sto a capire niente. Sare scemo te, forse. Non vedi che uno che ha studiato? Detto questo, non mi rimane che salutarvi e confidare nella vostra fiducia. Perché ricordate, una tanto, ubi maior in toto, per voi! Cantano tutti, Vigo a Palura, l'Italia fa tutti i frutti. Hanno il microfono, cantano tutti, se hai tanti frutti. Cantano tutti, Vigo a Palura, l'Italia fa tutti i frutti. Non preoccuparti, cantano tutti, Vigo a Palura, l'Italia fa tutti. Signora? Signora! Nei locali chiusi sarebbe vietato fumare. Sì, sì, lo so. Beh, allora non può accenderla quella sigaretta. Perché? Beh, perché? Perché il fumo passivo fa male agli altri clienti. Balle! Il fumo passivo non ha mai fatto male a nessuno. Come, scusi? Lei sa chi è il professor Collimer? No. Il professor Collimer è uno che ha quasi vinto il Nobel e che fa studi sul fumo da una vita. Ah, e quindi? E quindi il professor Collimer ha scoperto che il fumo si passa per la pleura, ma no, non intacca bronchioli, in quanto le nanoparticelle di PM10 subiscono delle radiazioni quantistiche dall'osso ioide. Signora, abbia pazienza, non vorrei offenderla, però mi sembrano, diciamo, sciocchezze. Sì, sì, certo, ma lei continui pure a leggere tutti quei suoi giornali, eh? Vabbè. Oh, signora, glielo chiedo gentilmente per l'ultima volta. Per favore, non l'accenda quella sigaretta. E chi mi obbliga? Una legge dello Stato. Impossibile, lo Stato non può impedirmi di fumare. L'articolo 16 della Costituzione dice che sono una donna libera. Qua dentro non può fumare. L'articolo 13 della Costituzione dice che ogni cittadino può circolare ovunque. E infatti nessuno le impedisce di andare in giro e di fumare. E che non può farlo nei locali chiusi. Aspetta. Quindi vediamo se ho capito bene. Lo Stato non può impedirmi di fumare. Ma se vado nei locali chiusi, cioè, io non posso fumare? Esatto. Speriamo abbia capito. Accidenti. Non ha capito. Siamo già arrivati a questo. A cosa, signora? I fumatori segregati come gli ebrei con il nazismo. Ah, ma che dici? Leggi per punire chi non segue il pensiero. Ma quale pensiero? Vogliamo fumare, ci togliete la libertà. No, signora, che non può fare quello che vuole se va a danni di altre persone. Ma le balle, le ho già detto che il fumo passivo non fa male a nessuno e che ci sono degli studi. Studi? La comunità scientifica dice il contrario. Certo, è pagata dalle lobby dei produttori di sigarette elettroniche. Non si può corrompere un'intera comunità scientifica. Vanno a dire a Hitler. E poi siamo nel 2022, i dati sono pubblici. Senta, io rispetto la sua idea di scienza, ma lei per favore rispetti la mia. Idea? Signora, la scienza non è un'opinione. Arroganti, siete tutti così arroganti. Ma è possibile che non vi venga mai in mente alcun dubbio?
Ed è possibile che a lei i dubbi vengano tutti verso i sistemi complessi, mentre uno scienziato rinnegato da tutti, tranne che da una manica di complottisti, non le faccia venire nessun dubbio. Capito? Capito? Chiedevo solo un po' di libertà e che mi venisse data la possibilità di fare tutto quello che volevo. E chiedere troppo. Sì. E chiedere sì. troppo. Sì. E chiedere sì. troppo. Senta, allora facciamo una cosa. Io me ne vado a casa. Brava. Sempre che lo Stato non mi impedisca di guidare dopo che ho bevuto 7 gin toni. È tutto complotto criminale dall'ordine mondiale. Noi siamo contrari al 5G. Va assolutamente fermato. 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 Cosa dite di una sanitaria? Muore nessuno di questa malattia perché è una cazzo di influenza. Un fantavirus. Non c'è. Non credo ai decessi, non credo praticamente a un sacco di cose. C'è ma niente nessuno, è tutta una barzelletta sta stronzata. Terribile perché il Covid non esiste. Io non ho visto morire un cane, un gatto, io ho due gatti a casa. Stanno benissimo. Burattini del nuovo ordine mondiale, cioè del deep state americano ma anche del deep state universale. I nostri diritti umani sono stati calpestati, veniamo trattati come animali. Con sta mascherina sulla faccia, senza nessuna motivazione. Il virus è semplicemente una scusa. Rockefeller, Rothschild, Soros, Bill Gates. No, le azioni segrete non possono andarlo a dire sui giornali. Vogliono proprio disumanizzarci. Cioè, se non ci stanno le prove scientifiche. È una museruola. Non va portata la mascherina. Che la maschera. Alla stessa maniera di tenere fuori le zanzare chiudendo il cancello. I dati scientifici non so quelli che dicono loro. Libertà! Libertà! Non molliamo, liberiamo l'Italia. Grazie, ciao. Sulla rivista Caijing. Ho letto un'intervista molto interessante al professor Wang Liming dell'Università di Zhejiang. Questi ponti salienti. Da scienziato mi sembra di poter dire che le teorie complottiste siano diventate parte integrante della nostra vita. Il mondo moderno è sempre più complesso. La scienza e la tecnologia sono sempre più specialistiche e non intuitive. Siamo arrivati al punto in cui le persone comuni non riescono più a districarsi nella confusione del mondo moderno. Cercando di contenere questa minaccia alla salute pubblica, dobbiamo prima di tutto rispettare la scienza e l'opinione dei esperti. Non possiamo permettere che gli interessi politici siano messi in primo piano. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. M'excuse. Lei non vorrà certo negare la gravità di questa situazione di guerra. Ma certo che no, non sono mica un irresponsabile. Anche se... Anche se? Anche se sarebbe meglio dire confronto militare. E perché, scusi? Perché così si dà più l'idea di un equilibrato incontro tra due posizioni diverse. Un confronto, appunto. E poi guerra, dai, è un termine così vecchio, del secolo scorso. Vintage. Non trova? Ma non trovo affatto. E poi scusi, casomai scontro tra posizioni diverse. Scontro è violento. Ma poi perché dobbiamo continuare a utilizzare una parola vecchia quando ce ne sono così tante nuove a disposizione? Tipo? Ad esempio, intervento militare. Oppure azione militare. Sì? O ancora meglio, più in grande, invasione militare. Mm.
Invasione, dici meglio di no. E perché? Ma perché è meglio usare parole un po' più rassicuranti. Il pubblico ha bisogno di essere tranquillizzato. C'è tanta ansia in giro, sa? I seminatori di angoscia. E poi dai, guerra. È un termine così... così generico. Ma come generico? Sì, generico, dai, generico, poco specialistico, superficiale, un po' pleonastico. E poi brutto, dai, brutto. Potremmo definirla operazione internazionale di polizia, così è più specialistico, eh? Oppure difesa preventiva. Anche. O attacco preventivo, sai, ci volessero attaccare prima loro. Ma attacco non è molto rassicurante. No. Che dici di intervento di sostegno? Sostegno è rassicurante. No, aspetta, questa è più bella. Missione di solidarietà. Ancora più bravissimo. Ma sempre di guerra si tratta, no? La guerra, quella cosa in cui qualcuno attacca e ammazza qualcun altro con tutti i mezzi che ha a disposizione. Cara, non vorrei contraddirti, però la definizione corretta sarebbe lotta armata fra stati e coalizioni per la risoluzione di una controversia internazionale più o meno direttamente motivata da veri o presunti, ma in ogni caso parziali, a conflitti di interessi ideologici ed economici. Guerra? Sì, ma comunque è meglio non essere così generici. Cioè, di che guerra stiamo parlando? Bisogna precisare, specificare e aggettivare. C'è guerra e guerra. Per esempio, c'è la guerra al terrorismo. Sacrosanto. Che può essere definita anche guerra per la democrazia, guerra etica o guerra infinita. A seconda di come ti svegli. C'è la guerra per la pace. Un po' tosto. E poi la migliore, guerra umanitaria. Sì, ma fa schifo. Sì, fa schifo, ma è una guerra giusta. Una guerra santa. C'è anche quella. Sì. Capisci che una guerra così non è più guerra, è un'altra cosa. Una cosa pulita, asettica, dove le vittime civili sono effetti collaterali. Dove ammazzare i tuoi nemici diventa neutralizzare persone accuratamente selezionate. Vabbè, quando si riesce. E terminare con pregiudizio estremo. E i mercenari. Ah, che parola brutta, i mercenari. Però sentimi. Manager della sicurezza. O in inglese security constraint. Bello. O la tortura. Oh, questa poi è orribile, non si può sentire. Ma infatti, perché dobbiamo dirla quando si può tranquillamente dire robusti metodi di interrogatorio. Metodi di interrogatorio di profondità. Tecniche di interrogatorio rafforzate. Tecniche professionali di interrogatorio. Pressioni psicologiche associate a pressioni fisiche moderate. Ma queste sono bugie. No! Piuttosto sono non verità. Ah, ho capito. È come dire che l'evasione fiscale è ottimizzazione fiscale. Sì. Come dire che la riduzione delle sanzioni previste per i datori di lavoro che non rispettano le norme di sicurezza sono restyling delle sanzioni. Bello. Come dire... Molto interessante, la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante, tutta questa bella gente, trovo molto interessante, la mia parte intollerante. Allora, questo è troppo! Prima mi date l'incivile del... Ma questo lo dice lei! Non mi interrompa! Del... Ma vede che ha ragione, non sa nemmeno lei cosa vuole dire. Dell'autoritaria, ecco, e ora chi è il civile? Ah, allora lei vuole davvero buttarla in caciara. Lei mi deve fare il favore di non interrompermi, altrimenti ora prendo, mi alzo e me ne vado, ciao! Guardi, io sono qui per un confronto sereno e pacato. D'altra parte lo sanno tutti, l'ignoranza grida più forte dell'intelligenza. Quindi lei ora mi sta dando pure della stupida? No, io questo non l'ho mai detto. Però dice che i suoi argomenti sono incontestabili. Vedi, è questo il problema del nostro paese, nel non saper dialogare. Bravo. Vediamo se ho capito bene, lei starebbe dicendo che ho un atteggiamento discriminatorio? Magari sessista? Ah, questo lo dicevi! No, mia cara dottoressa, io a differenza sua ascolto. Lei ha appena detto che non so aprirmi all'altro, alludendo chiaramente a un atteggiamento discriminatorio. Parlare di un argomento così significativo e rilevante come il sessismo in un contesto totalmente avulso e per di più facendo una questione personale è vergognoso! È vergognoso che lei si rifiuti di affrontare il tema del sessismo. Questo è vergognoso. Questo è vergognoso. Sì, che è vergognoso. Dopo vi chiamo. La mia parte intollerante.
impatto sull'aspetto culturale, estetico e turistico della nostra città, patrimonio dell'UNESCO, il sindaco ordina quanto segue. La mendicità è consentita nel territorio comunale sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché sia lasciato libero spazio al transito dei pedoni di almeno metri uno. Fra un mendicante ed un altro deve esserci una distanza di almeno metri 50. È vietata la mendicità davanti agli ingressi dei luoghi di spettacolo o economici e non deve intracciare l'ingresso alle abitazioni private. È vietata la mendicità davanti agli ingressi dell'area di manifestazioni di carattere economico, sportivo o politico, considerando come vicinanza una distanza di almeno metri 100. C'è il sole, poi tutti a parlare di questo surriscaldamento globale. Che sarà mai? D'altronde il clima cambia in continuazione, è imprevedibile. Ti ricordi quell'anno che avevamo prenotato per il mare ad agosto e poi è piovuto tutto il tempo? Come no, come no. E abbiamo pure speso un sacco di soldi perché era alta stagione. Allora, guarda che quello è il meteo, non è il clima. E vabbè, uguale no. Ma poi dicono che sono i livelli di CO2, ma anche quelli salgono. Poi scendono, poi vabbè, fanno un po' come gli pare. Che poi io ho sentito parlare che questi livelli di CO2 facciano crescere bene le piante. Bravo, bravo, ma infatti tutti sti catastrofisti. Allora, guarda che non si registravano questi livelli di CO2 dell'atmosfera dal Pliocene. Eh? 3,3 milioni di anni fa. Vabbè, scusa, tu c'eri, non mi fa ridere. Io ho letto che l'asse terrestre ha cambiato di inclinazione. Poi. Cioè? Cioè è più inclinato, credo, o meno, vabbè, e comunque è colpa del sole. Cioè? Oh, cioè ha più attività, no? Ma non è vero. Guarda che l'hanno detto migliaia di scienziati. Questi sono cretini. Soltanto tra il 2016 e il 2019 le 5 maggiori aziende di gas e petrolio, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron, British Petroleum e Total, hanno investito più di $1 miliardo per le campagne di disinformazione sul clima. Pagato singoli scienziati, finanziato emittenti televisive, fondato o supportato think tank e siti web. Sì, sì, ma tu sai quanto ci costerebbe per cambiare tutto? Hai idea di quanti soldi bisognerebbe investire per la transizione ecologica? E allora vogliamo veramente spendere tutti sti soldi per stare più freschi d'estate invece che per la fame nel mondo? Ma compratevi il condizionatore, va! Cosa hai detto? Che cosa hai detto? Oh, oh, ma chi è sto pazzo? Oh, oh, signora, si calmi! Mi calmo? Mi devo calmare? È no che non mi calmo per questo, eh! Ma
perché si arrabbia così tanto? Mi arrabbio perché qui tutti parlano, ma nessuno fa me conti. Ma perché, scusi, lei li ha fatti? Certo che li ho fatti conti, ma con chi te ne parlare? Ascolta, ignorante. Nel caso di una transizione ordinata, cioè nel caso in cui i governi decidessero ora, in maniera molto graduale, di implementare politiche per limitare l'aumento di CO2 e quindi limitare l'aumento delle temperature, in quel caso ci sarebbero sicuramente dei costi, ma piuttosto limitati e nel breve periodo. Vanno dall'1 al 2% del PIL e nell'arco di 1-5 anni. Ma scusi, ma lei chi è? Io sono una casalinga di Poggi Bonzi. Non era di Poggi Bonzi. Ma io sono di Poggi Bonzi, ma scusami, ma non va bene uguale. No, benissimo. Adesso ti dico una cosa anche più interessante. La cosa più interessante è che nel medio-lungo periodo questa transizione ordinata potrebbe addirittura comportare dei benefici economici, e questi benefici economici derivano da investimenti nel settore tecnologico che andrebbero a migliorare il sistema produttivo e quindi a migliorare la situazione attuale, sicuramente rispetto ad una situazione in cui non si fa niente. Però. Ma se invece i governi non fanno nulla per limitare le emissioni, si potrebbe arrivare ad una diminuzione del PIL di 14 punti nei prossimi 80 anni e questo trend potrebbe non interrompersi mai. Vabbè, 80 anni, saremo tutti morti tra 80 anni. No, saremo tutti estinti, cretino! Se l'aumento di CO2 non inizia a diminuire nei prossimi massimo 9-10 anni, diventerà impossibile limitare le temperature e quindi diventerà impossibile limitare i cambiamenti climatici proprio. Hai capito cosa sto dicendo? Sì, ho capito. Sto dicendo che questo trend di impatto negativo sul PIL, che deriva da fenomeni catastrofici, sempre più violenti e frequenti, non solo è estremamente significativo, ma è addirittura destinato ad aumentare nel tempo senza possibilità di tornare indietro. Molto interessante. Ma chi l'ha detto? Io l'ho detto, ma scusami, ma chi te lo deve dire? Molto interessante. Parte intollerante che mi rende rivoltante. Ha cominciato lei a intromettersi nei miei discorsi. Sì, allora avanti, prego, parli pure, ascolta! Sì, finalmente, come stavo dicendo, un'ora fa praticamente... Scusi, dico solo che lei è un cafone. Ma... Come si permette cafone a me? Ma lei mi ha interrotto di nuovo, no? Così non si può fare. Siamo qui per dialogare e questa mi interrompe e mi dà del cafone. E poi se fossi stato io a dare la cafone a lei... Scusi, lei prima mi dà dell'antidemocratica, dell'autoritaria, dice che butto le cose in cacciara, dice che sono un'ignorante e ora si offende solo perché le do del cafone. Sì, vorrei ben vedere. Che poi è una cosa fondata a differenza delle sue ipocrisie. Lei, mia cara dottoressa, mi fa ridere. Le ho detto mille volte che le mie ipotesi sono incontestabili. Questo lo dice lei. Ma io credo che poi, che poi come fa a dire che le mie ipotesi sono infondate se non mi ha mai lasciato parlare? Lei, quindi, solo perché è un uomo, pensa di potermi interrompere? Sa cosa le dico? Lei è un sessista! Un sessista è... Thank you.
Allora, diteci cos'è questo monossido di... Il monossido di idrogeno, di HMO, è un composto chimico, incolore ed inodore, conosciuto anche come ossido di idrogeno, ma anche idrossido di idrogeno, idrossido di idrogeno o semplicemente acido idrico. Scusi, dovremmo forse essere preoccupati a riguardo di questo monossido di... Certo, tutti dovremmo essere preoccupati riguardo al DHMO. Nonostante i governi non l'abbiano inserito nella lista delle sostanze tossiche, esso è una componente fondamentale di tutte le soluzioni nocive. Ma perché non ne abbiamo mai sentito parlare? Ottima domanda, perché storicamente i pericoli degli HMO sono stati sottovalutati? Sì, non vorrei insinuare nulla. Diciamo che la causa del DHMO sembra essere politicamente poco redditizia. E quindi la gente subisce una grave mancanza di informazioni attendibili riguardo i reali pericoli del DHMO. E diteli voi allora, quali sono? Il DHMO è uno dei componenti principali delle piogge acide. L'esposizione prolungata a DHMO allo stato solido a contatto con i tessuti biologici può causare gravi lesioni. Allo stato gassoso può causare ustioni, anche gravi. E contribuisce in modo significativo all'erosione del suolo. Può corrodere ed ossidare diversi metalli. Difatti, la contaminazione da DHMO su componenti elettronici o circuiti elettrici può scatenare anche cortocircuiti. Signori, il DHMO è spesso associato a cicloni killer in molti paesi. Scusate, ma quali sono i suoi usi più frequenti? Nonostante i noti pericoli, il DHMO viene tuttora utilizzato quotidianamente a livello industriale e addirittura all'interno delle case, in tutto il mondo. Dovete sapere che il DHMO è comunemente usato in impianti termonucleari, nella preparazione fisica degli atleti, in rituali di culto, nella produzione di armi chimiche e biologiche, come estinguente o ritardante di incendi, nella distribuzione di pesticidi, usato da parte di clienti di una serie di bagni per omosessuali. Ma come facciamo a sapere quali prodotti lo contengono? Ci sono riportate indicazioni sulla potenza? No, purtroppo non ci sono riportate indicazioni sul suo uso. Ma dovete sapere che esso è comunemente impiegato come additivo per prodotti alimentari, tra cui omogenizzati per bambini, diversi tipi di zuppe, bevande gassate e talvolta anche i succhi di frutta, che si presumono 100% naturali. Sono anche nei farmaci anticosse e in altri medicinali liquidi. In prodotti per l'igiene, tipo shampoo, schiume da barba, deodoranti, creme. Signori, nelle bolle di sapone vendute ai bambini. Nella conservazione di prodotti alimentari freschi. E nella produzione di birra di tutte le maggiori marche. Nella preparazione del caffè, nella maggior parte dei bar. E la cosa peggiore è che in molti dei prodotti in cui si riscontrano tracce di DHMO non sono riportate indicazioni sui possibili pericoli. Per di più, studi fatti in laboratorio hanno dimostrato che nonostante numerosi ed accurati lavaggi, tracce di DHMO rimangano sui prodotti alimentari. Però avevate detto che migliora le prestazioni degli atleti. Assolutamente sì. Una tecnica comunemente utilizzata dagli atleti è quella di ingerire grandi quantità di DHMO poco prima di una gara. Io ho letto anche che può migliorare la vita sessuale. Effettivamente, recentissimi studi hanno dimostrato che il DHMO è direttamente coinvolto nei meccanismi nervosi associati alla libido e all'orgasmo. Scusi, ma forse la stampa ha sottovalutato il problema di questo monossido di... Per la maggior parte, la stampa non ha riportato informazioni sui pericoli del monossido di idrogeno, nella misura in cui, secondo alcuni esperti, avrebbe dovuto... Sì, ma qual è l'analisi chimica del monossido di idrogeno? Un analitico tedesco, Christoph von Pilzeslöwen, maestro all'Università di Reims e maestro del sottoscritto, è riuscito a identificare i motivi chiave per cui i pericoli del DHMO sono costantemente presenti. Secondo Christoph von Pilzeslöwen, la separazione chimica del
idrogenossido dal tossico di cloruro di ossigeno è estremamente difficile. Curiosamente, queste due componenti così simili tra di loro si riscontrano in quantità equimolari ovunque esse siano presenti. Sì, ma non è comunque chiaro come questi due composti contribuiscano ai pericoli associati al monossido di idrogeno. Anche se Christopher Bergesler ritiene che un ruolo importante sia giocato da un meccanismo di tipo sinergico da tracce di idrossido di idrogeno. Ma quindi come possiamo minimizzare i rischi? Sì, fortunatamente c'è molto che possiamo fare per ridurre i pericoli degli ambienti. Primo, usa il buon senso. Secondo, usa la cautela. Terzo, non farti prendere dal panico. No, prendetemi! Oddio, mi sto sentendo male. Signora, beva per favore, beva. No, che ha fatto? Che ho fatto? Gli ha dato un bicchiere di... Di? Di DHMO! No, questa è acqua! Appunto! A big... Buonasera a tutti. Sono qui stasera per dirvi che io non sono molto d'accordo sull'idea che il pubblico sia scientificamente poco colto o poco interessato. Piuttosto, quello che credo è che ci sia una confusione data da un eccesso di informazioni, paradossalmente. Infatti, è proprio perché le persone sono più scolarizzate rispetto a 40, 50 anni fa, che tendono a volersi fare un'idea riguardo a tutto. E inoltre, poi, hanno a disposizione internet che gli permette di arrivare a tutte le informazioni possibili. Non hanno però un background che gli consenta di interpretarle e contestualizzarle nel migliore dei modi. Quando diciamo che le persone non hanno competenza, ci dimentichiamo in realtà che la scienza è un mondo molto complesso, con un suo linguaggio anche molto tecnico. Ci sono diversi ambiti di conoscenza. Ad esempio, un avvocato potrà capire poco di buchi neri, ma sicuramente saprà interpretare una sentenza, mentre io, che non comprendo una sentenza, sarò più preparata sui vaccini e così via. Questa consapevolezza ci permette di avere un approccio più rispettoso. Quando parliamo di metodo scientifico, l'obiettivo dovrebbe essere quello di far capire al pubblico che la scienza è un processo in divenire, che si nutre di domande, dubbi, ma la sua bellezza è proprio questa sua capacità di farsi delle domande e avanzare per gradi. Spero che questa pandemia ci serva anche a capire che se per caso riceviamo informazioni contrastanti rispetto a questo o a quell'argomento, non è perché la scienza sbaglia, cari miei, ma sono le evidenze che cambiano e conducono a volte in un senso e altre volte in un altro. In ogni dato momento sono la migliore guida a nostra disposizione, ma non un Vangelo immutabile. E poi, caro pubblico di ricercatori, accademici, di studenti, difendere un'immagine granitica e immutabile della scienza significherebbe anche dire che la scienza non ha bisogno di essere né sostenuta e né finanziata. Ma allora io vi chiedo, se abbiamo già la verità in tasca, ma perché mai fare ricerca? No? No, non dovevo fare così. No. Mi ha dato dello strozzo, uno ci resta male, sempre fare figuracce, non lo potevo, perché poi non sono...
smir осужден жертв какой-то страшной, незлихой и невиданной мировой язвы, идущей из глубин Азии на Европу. Aveva sognato, durante la malattia, che tutto il mondo era condannato a rimanere vittima di una pestilenza terribile, mai sentita e mai vista prima, che dal fondo dell'Asia avanzava verso l'Europa. Появились какие-то новые трихини, существа микроскопические, вселяющиеся в тела людей. Erano comparse certe trichine sconosciute, esseri microscopici che si infiltravano nel corpo umano. Люди, принявшие их себя, становились тотчас же безнаватыми и сумасшедшими. Gli uomini che li lasciavano penetrare nel loro corpo diventavano subito indemoniati e pazzi. Non никогда, никогда! Mai, mai però gli uomini si erano ritenuti così intelligenti e così sicuri della verità come si ritenevano quegli appestati. Никогда! Mai avevano ritenuto più sicuri i loro giudizi, le loro deduzioni scientifiche, le loro credenze e convinzioni morali. Non si capivano più tra loro. Ognuno pensava di essere il solo a possedere la verità e si tormentava guardando gli altri. Si batteva il petto, piangeva, si torceva le mani. Non sapevano più chi e come giudicare. Non riuscivano a mettersi d'accordo nel giudicare il male e il bene. Gli uomini si uccidevano tra loro in una sorta di furore insensato. Cominciarono a marciare gli uni contro gli altri con intere armate. Ma queste armate, quando erano già in marcia, cominciavano a dilaniarsi per conto loro. Le file si scompaginavano, i combattenti si scagliavano gli uni contro gli altri, si infilzavano, si sgozzavano, si mordevano e si divoravano tra loro. Nelle città si suonava a martello tutto il giorno. Tutti erano chiamati a raccolta. Ma chi li chiamasse e perché, questo nessuno lo sapeva. Avevano abbandonato i mestieri più comuni, perché ognuno proponeva le sue idee, le sue innovazioni, e non riuscivano mai a mettersi d'accordo. L'agricoltura era ferma. Qua e là la gente si radunava a crocchi, si mettevano d'accordo su qualche cosa, giuravano di non separarsi più. Ma subito facevano una cosa completamente diversa rispetto a quella che loro stessi avevano proposto un momento prima. Ricominciavano a incolparsi tra loro, si azzuffavano e si scannavano. Cominciarono a scoppiare molti incendi, cominciò la carestia. Si è И все погибало. Tutto e tutti perivano. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. La pestilenza aumentava e avanzava ancora e ancora. Dall'epilogo di Delitto e Castigo, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, 1866. Thank you.